Qui a Deadwood Valley sono sempre successe cose strane. Come quando nel maggio del 1962 gli animali sparirono. È paradossale doverlo raccontare e cercare di dare una spiegazione razionale di quanto accadde, così come è sempre stato inutile provare a comprendere gli eventi da queste parti. Semplicemente, un giorno, in molti si accorsero che i propri animali domestici non c'erano più. Decisamente curioso. E nel fitto bosco che verso nord si estende fino alle pendici del monte Humit, rimase solamente il verde. Niente cervi, scoiattoli, lupi o lepri. Tutti spariti. Quelle poche bestie in cattività che rimasero intrappolate in gabbie o cortili chiusi, letteralmente impazzirono. Si pensò che tutti gli animali fossero migrati, come le rondini. Nessuno seppe dire dove e soprattutto perché. Ma gli interrogativi si esaurirono poco prima della fine dell'estate. Una domenica di fine agosto, così come erano spariti, ricomparvero. Tornarono alla spicciolata nel giro di poche ore, come se fossero stati in vacanza. Ovviamente non raccontarono nulla di quanto fosse loro accaduto, e dire che qualcuno addirittura glielo chiese, sperando magari che fossero in grado di rispondere. Così come un'infinita serie di domande senza risposta fu rivolta ai coltivatori del luogo nell'ormai lontano 1938. Deadwood Valley è da sempre rinomata per la produzione di carote, un vanto per il paese ed un valido sostentamento per un'economia che non è mai stata molto florida. Quell'anno la produzione di carote fu piuttosto abbondante e a guardarle erano vigorose, integre ed apparentemente prive di difetti. Un raccolto decisamente rigoglioso. Forse un po' troppo, a dire il vero. Perché al posto delle classiche carote arancioni, nel 1938 a Deadwood Valley fecero la loro apparizione le carote azzurre. Quasi blu, ma non abbastanza da poterlo spacciare per uno strano viola e riesumare il colore originale delle carote egizie. Un maldestro e disperato tentativo di salvare il salvabile, che fallì miseramente. Nessuno le volle neppure toccare, né in paese né al di fuori di esso. Quintali di produzione mandati al macero. Soltanto gli animali le mangiarono. Fosse avvenuto nel 1962, forse avremmo avuto una spiegazione per la loro fuga. Potrei andare avanti e raccontare molti altri aneddoti dei quali tutti qui sono a conoscenza, chi più, chi meno. La grandinata di 3 giorni del 1985. L'ebollizione del lago di Gorge Waters del 1971, anche se molti dicono che quella sia soltanto una leggenda. La sparizione di ogni singola stella dal cielo nel periodo intercorrente tra il 15 ottobre e l'11 novembre 1991. Ma sarebbe inutile continuare ad elencare questi strani fatti ai quali gli abitanti di Deadwood Valley sembrano abituati e rassegnati sin dalla nascita. Quasi convinti che siano cose tutto sommato naturali e che si manifestino, magari in modi differenti, anche in altri paesi. In fondo si tratta di fatti estemporanei, anche se a dire il vero, non tutti lo sono. Esistono eventi ciclici che forse per paura, per semplice negazione o più facilmente a causa dell'assenza di chi possa ricordare, non sono riconosciuti come tali. Fatti di sangue e di morte. Non laghi bollenti o animali in fuga. Qui, ogni 20 anni, sparisce una ragazza. Può sembrare ridicolo detto così. Le persone spariscono in ogni angolo del mondo. Ma quando ciò accade in un paese piccolo e senza che la ragazza in questione venga poi ritrovata, viva o morta che sia, la cosa risulta decisamente più curiosa, considerando soprattutto la ciclicità dell'evento. 1040 settimane, giorno più, giorno meno. Il fatto è che in pochi conoscono cosa in realtà si nasconda dietro stranezze e tragedie che da sempre colpiscono Deadwood Valley. E quei pochi che lo sanno, lo sospettano, fanno finta di nulla, come se tutto fosse normale, come una carota azzurra. Io sono uno di quelli. Vivo isolato in questa baita fatiscente, lontana da sguardi indiscreti. Vado a caccia quando serve, a pesca se necessario.
Coltivo quel che mi basta per vivere. Nessuno si avvicina mai qui. A volte qualche ragazzino curioso, ma il mio fucile è sempre pronto per un paio di colpi in aria. Rimangono piuttosto lontani, a dire il vero, anche se non credo che sia la mia presenza ad incutere timore. Probabilmente in paese si racconta dell'eremita che vive presso la vecchia baita a nord del bosco, vicino alle grotte. Ma fino a quando non mi danno fastidio, possono farlo. Un racconto in più da aggiungere agli innumerevoli che hanno marchiato a fuoco la storia di Deadwood Valley. Apparentemente, il più normale. In fondo, ogni piccola città può vantare qualche pazzo rintanato nella propria casa, che magari crede di essere ancora in guerra o che il mondo sia stato invaso dagli alieni. Non è importante cosa pensino di me, se si interroghino sulla mia reale esistenza o si chiedano cosa io faccia qui. Fino a quando mi lasceranno in pace. Non ci sarà alcun problema. La mia umile dimora si trova a poche decine di metri dalle grotte del Monte Yumit. Credo che nessuno si avventuri più lì ormai, ed è anche per questo che non vedo mai nessuno in zona. Penso che con gli anni sia diventata una specie di routine educativa. Sin da bambini ci vengono fatte sempre le solite raccomandazioni. Non parlare con gli sconosciuti. Guarda sempre a destra e a sinistra prima di attraversare la strada. Cose di questo tipo. A Deadwood Valley se ne aggiunge una. Non addentrarti mai nelle grotte del Monte Yumit. Purtroppo non è sempre stato così. I miei genitori, a me, non lo dissero. E nemmeno i genitori di Timmy Anderson e Kyle Jensen devono aver fatto questo tipo di raccomandazioni. Forse prendemmo la strada sbagliata o ci addentrammo troppo in profondità, oppure, semplicemente, fummo sfortunati. Fatto sta che Timmy e Kyle non riemersero mai da quelle oscure grotte. Io invece lo feci. Non appena tornai a casa quel giorno, pronunciai una singola parola. Yumit. Poi non parlai per una settimana. Mi ci vollero però mesi. Per tornare ad una parvenza di normalità. Le ricerche all'interno delle grotte proseguirono per giorni, basate più sull'intuizione che i ragazzi fossero spariti là dentro, piuttosto che su fatti concreti o testimonianze inesistenti. Ma di Timmy Anderson e Kyle Jensen non venne più trovata alcuna traccia. Quando mi ripresi dallo shock e potei fornire delle indicazioni, dissi semplicemente che eravamo entrati insieme. E dopo alcuni minuti li avevo persi di vista. I tentativi di cercarli, chiamarli, erano stati completamente inutili. Timmy e Kyle erano semplicemente andati, spariti. Una menzogna che ripetei diverse volte come un mantra. Io so cosa accadde davvero là dentro. Sono l'unico a saperlo. Ed è per questo che da quel giorno. Ogni singolo evento strano che accade in questa maledetta città non risulta per nulla strano ai miei occhi. Sono delle manifestazioni di potere, o almeno così io le interpreto. Lui vuole solamente demarcare il suo territorio, e lo fa attraverso questi prodigi, in modo che gli abitanti si ricordino che questa città è sua, anche se in realtà non hanno neppure idea della sua esistenza. Mi rendo conto che possa sembrare un paradosso, ma in fondo ogni persona che vive qui, che abita queste case e coltiva questi campi, deve aver compreso che Deadwood Valley è maledetta. Basta un minimo di buon senso ed un'apertura mentale nemmeno troppo esagerata. Nessuno ne parla mai, ma questo non rende la verità meno reale. Credo di essere l'unico ad averlo visto. L'unico ancora in vita, quantomeno. In fondo anche Timmy e Kyle lo videro, e non sono stati di certo i soli. Sebbene mi sia impossibile descriverne l'aspetto senza essere travolto da un senso d'angoscia opprimente, ricordo ancora come se fosse ieri il momento in cui i nostri occhi si incrociarono. Fu come intraprendere un lungo viaggio dentro abissi inesplorati, e quanto vidi non mi piacque affatto. Anche Janet Kowalski deve aver visto quegli occhi. Prima di gridare il suo orrore e poi essere soffocata dal suo stesso sangue. Giugno del 2000. Nuovo millennio. Nuova sparizione.
lo stesso destino delle ragazze scomparse prima di lei. Non ricordo tutti i nomi delle precedenti, ma consultando il fascicolo informatico presso la biblioteca di Deadwood Valley, non è per nulla complicato recuperare le scansioni dei giornali dell'epoca. Mi sembra davvero strano che non sia ancora saltato fuori il genio di turno a rivelare la sconvolgente scoperta al giornale del paese o alla radio locale. Ogni 20 anni, nel mese di giugno, a Deadwood Valley sparisce una ragazza. 1900, 1920, 1940 e così via. Il mondo è passato dalla Grande Depressione alle guerre mondiali, dall'approdo sulla Luna alla guerra fredda, fino ad arrivare all'epoca di Internet e del boom tecnologico. Ma certe vecchie abitudini restano sempre le stesse. Mi sembra impossibile che dal giorno in cui mi avventurai nelle grotte del Monte Yumit siano ormai passati 128 anni. Era il giugno del 1892 quando lo vidi per la prima ed ultima volta. Sbucò fuori dall'ombra all'interno della cava, un'ombra che in realtà era essa stessa parte del suo essere, perché l'oscurità gli appartiene. Quello che fece a Timmy e Kyle è qualcosa di indicibile. Ricordo soltanto le grida stridule, i miei pantaloni bagnati, i muscoli del corpo completamente atrofizzati. E poi quegli occhi. Dopo essersi nutrito di sangue e paura, sempre più vicini ai miei, sempre più enormi. Quel giorno la mia vita sarebbe potuta terminare ad appena 12 anni. Chi avrebbe mai pensato in quegli interminabili attimi che si sarebbe invece protratta per altri 128? Spesso mi guardo indietro e penso che preferirei essere morto in quella grotta. Se lo fossi già, non dovrei preoccuparmi di dover morire, perché sarebbe già accaduto. Nessun dolore, nessuna sofferenza. Eppure, dopo tutti questi anni di non vita, perché soltanto così posso chiamarla, ho ancora ben incise nella mente le grida di Timmy e Kyle e i supplizi da loro subiti. So che se violerò il mio patto, riceverò lo stesso trattamento. Non posso scappare. Quando quell'essere passò la sua avida lingua sul mio braccio, provocandomi un'ustione profonda, divenni parte di lui, una sua proprietà. Può raggiungermi ovunque vada. So soltanto che mi lascerà in pace se rispetterò i patti. Vuoi vivere? Cosa avrei dovuto rispondere a quella domanda? Che avrei preferito subire lo stesso trattamento di Timmy e Kyle? Una ragazza ogni 20 anni, dal giorno del mio 20° compleanno. Questo voleva da me. Continuai a vivere normalmente. Passai dalla pubertà all'adolescenza e, sebbene i ricordi di quell'orribile giornata fossero indelebili, col tempo mi convinsi inconsciamente che si fosse trattato di un sogno, fino all'approssimarsi del mio 20° compleanno. La cicatrice sul braccio iniziò a bruciare, ricordandomi che il debito doveva essere saldato e che la mia vita, ben presto, non mi sarebbe più appartenuta. I giorni successivi furono terribili. Il dolore al braccio era insopportabile. Non riuscivo a chiudere occhio anche perché nei miei incubi lui era sempre lì, con i suoi occhi diabolici e la sua lingua avida. Così lo feci. Scelsi una ragazza che non conoscevo, Margaret Brackett o Brechet, non ricordo. Lavorava nei campi di coltivazione poco più a sud del bosco. Ogni giorno tornava a casa da sola, costeggiando la strada limitrofa alla schiera di alberi che verso nord proseguivano fino al Monte Yumit. Fu davvero semplice quella volta, ma allo stesso tempo la più difficile. Dopo averla tramortita, la trasportai di peso alle grotte, la lasciai dentro e me ne andai. Non vidi cosa le accadde, ma potei immaginarlo. Lo avevo già visto all'opera. Il dolore al braccio, ben presto, svanì. Pensai che il peggio fosse passato. Mi ero guadagnato 20 anni di vita senza quel fardello. Ma nonostante non ne fossi più molto convinto, ero ancora un essere umano e di sensi di colpa.
iniziarono a tormentarmi. Le ricerche della ragazza furono spasmodiche, andarono avanti per giorni ed ogni volta che passavo di fronte casa sua, il dolore provato dai suoi genitori e dai suoi fratelli pareva penetrarmi fin dentro le ossa. Capii ben presto che non sarei potuto rimanere a Deadwood Valley, così me ne andai. Girai l'intero continente facendo lavori saltuari e vedendo molti posti che forse, in condizioni normali, non avrei mai avuto modo di guardare. Quelli sarebbero rimasti comunque gli unici anni di vita davvero vissuta. I miei documenti iniziarono ad invecchiare. Prima arrivarono i 30 anni, poi i 35. Ma il mio aspetto rimase sempre lo stesso, quello di un giovane ventenne. Non potei tornare a Deadwood Valley nemmeno per la morte dei miei genitori. Loro se ne andarono ad un anno di distanza l'uno dall'altra, nel 1912 e nel 1913. Ma fui costretto a farlo dopo la guerra. Alla fine di maggio del 1920 la mia cicatrice sul braccio ritornò a pulsare. Lo stesso dolore graduale ma inesorabile che ben ricordavo. Esattamente come gli incubi e le sembianze di quell'essere che tornò a tormentarmi, reclamando quanto gli era dovuto. Ma non tornai con il mio nome. Ormai quel giovane ragazzo di un tempo che se n'era andato sperando in una vita migliore, doveva essere un quarantenne segnato dagli anni. La mia reale identità era un lontano ricordo. Anni vissuti in un'altra dimensione dove forse avevo davvero fatto una vita normale. Ma in questa c'ero io, un vagabondo, un'anima persa ed errante che ogni 20 anni doveva tornare in quella città che un tempo aveva chiamato casa. Ma anche la mia vita da nomade non poteva avere un futuro. In molti mi notarono in quel lontano giugno del 1920, uno straniero con tanto di barba e lunghi capelli, sbucato fuori dal nulla. E venni anche visto parlare con quella ragazza che sarebbe presto divenuta la mia seconda offerta. Sarei stato cercato, probabilmente anche fuori da Deadwood Valley. C'era un solo posto dove nascondermi per poter essere ancora dimenticato. Un luogo dove le persone avevano timore di avvicinarsi e dove l'indecifrabile potere di quell'essere sarebbe stato in grado di fornirmi una sorta di aurea protettiva. L'unica cosa della quale avessi bisogno in quel momento. Così mi trasferii in questa vecchia baita abbandonata, alle pendici del Monte Humid, a poca distanza da quelle grotte alle quali il mio destino era stato legato a doppio filo 28 anni prima. Ho scoperto che 20 anni sono un tempo più che sufficiente affinché le persone dimentichino, ed anche se qualcuno non lo facesse, basterebbero qualche chilo in più o in meno. E capelli e barba di diversa lunghezza. In fondo, chi mai accuserebbe un ventenne in merito alla scomparsa di una ragazza avvenuta 20 anni prima? Sarebbe trasportato al manicomio di Greenberg nel giro di poche ore. So che quello che faccio è orribile, ma con gli anni ha iniziato a piacermi. Non è sadismo né malvagità, semplicemente. Quei giorni a cavallo tra maggio e giugno, quando il mio braccio brucia come se fosse avvolto dalle fiamme dell'inferno, sono anche gli unici giorni nei quali posso sentirmi una persona normale, uno straniero di passaggio, anche se in realtà non lo sono affatto. Posso girare per locali, andare al cinema ed anche parlare con le persone. Il tempo di trovare la vittima ideale e tornare poi al mio isolamento. In questa prigione in legno, divenuta da tempo il mio universo. Tutti a Deadwood Valley conoscono la storia del vecchio eremita che vive da solo nella baita alle pendici del Monte Humid, ma nessuno lo ha mai visto e nessuno è realmente consapevole di quanto sia vecchio, perché il mese prossimo compirà 140 anni. Non so se si tratti di una specie di incantesimo con il quale quell'essere mi tiene al sicuro da ospiti indesiderati e sguardi indiscreti, oppure, semplicemente, le persone ancora in vita che potrebbero davvero rendersi conto di quanto sia incredibilmente vecchio quell'eremita, sono anch'esse talmente vecchie da non ricordare neppure il loro stesso nome. Non è importante,
La cosa che conta è che con l'arrivo di giugno del 2020, l'eremita potrà tornare ad essere per qualche giorno lo straniero misterioso, arrivato in città da chissà dove e per nessuna ragione in particolare. Una povera anima, schiava di chi da sempre si nasconde in quelle grotte, dalle quali però può esercitare un enorme potere che si estende ben al di là di esse. Come ogni volta, poggerò il corpo inerme di una povera ragazza nei pressi dell'entrata del suo covo. Poi mi volterò ed andrò via, senza guardare. Sperando che oltre a smettere di bruciare, stavolta la cicatrice sul braccio svanisca del tutto e che lui decida di liberarmi da questo peso, considerando il mio debito ripagato. Ma so che non andrà così. È un contratto a tempo indeterminato, il mio. Sarò costretto ad attendere la prossima scadenza e nel frattempo i miei giovani occhi potranno continuare a testimoniare le meraviglie di Deadwood Valley, laghi bollenti, grandinate straordinarie, cieli privi di stelle e sparizioni misteriose. Nulla di così sconvolgente ed atipico in questa piccola città, dove da sempre accadono cose molto strane.